Guido Stefani, candidato sindaco di Officina Lavagnese per le elezioni amministrative al centro-sinistra, ha scelto l'ex assessore comunale all'ambiente della seconda giunta di Giuliano Vaccarezza. Si finge console e arrestato, mostrava un passaporto falso dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Si tratta di un 51enne ufficialmente residente negli Emirati Arabi Uniti ma domiciliato a Levi. Ruba vestiti, cellulari e tablet per 7.000 euro, rintracciato e denunciato dai carabinieri, una notte di terrore per decine di clienti dei locali di Recco. Buonasera dal TG Tiguglio. Guido Stefani è il candidato sindaco di Lavagna per Officina Lavagnese, la lista civica di centrosinistra che si presenterà alle prossime elezioni amministrative. Guido Stefani è stato assessore comunale all'ambiente della giunta di Giuliano Vaccarezza, la seconda giunta dell'ex sindaco di Lavagna. Guido Stefani è il candidato sindaco per Officina Lavagnese, lista civica di centro-sinistra, Porto, PUC, Lungomare e Piana dell'Entero. Questi sono un po' i punti che ha messo come nel suo programma come punti salienti. Sì, no, diciamo che i punti salienti sono prima di tutto i valori su cui si fonda la nostra associazione e che intendiamo portare avanti, che sono valori di trasparenza, di solidarietà, di tentativo di coinvolgere le persone attraverso anche tavoli di lavoro che coinvolgano tutti. Questi sono grandi temi per una progettualità nuova, nel senso che è chiaro che probabilmente non si potranno realizzare queste cose nell'arco di 5 anni, ma bisogna costruire dei progetti condivisi e che possono essere realizzati a piccoli lotti, ma che possono essere condivisi in modo tale da essere portati avanti nel corso degli anni. Quindi, sul dissesto del comune non fa il tifo ovviamente per una decisione negativa da parte della Corte dei Conti, come lei ha detto, qualcuno invece spera. Assolutamente no, cioè noi sicuramente speriamo che la Corte dei Conti ritorni sui suoi passi da un certo punto di vista, tenuto conto proprio dei dati che emergono, perché per quello che riguarda i mutui il Comune di Lavagna è sempre riuscito a restituire, a rimborsare sia il conto capitale sia gli interessi a un ritmo di circa 2 milioni all'anno praticamente, e qui senza mai fare ricorso ad anticipazioni di tesoreria. E per quello che riguarda gli aspetti critici sono l'aspetto della riscossione dei tributi, per cui abbiamo 9 milioni di tributi non riscossi, ma perché è stato dal 2014 in poi è stato depotenziato l'ufficio che si occupava del recupero di questi tributi. Se vengono recuperati questi tributi aumentano le capacità di spesa del comune e quindi riusciamo ad ottenere dei risultati maggiori. Quindi da questo punto di vista il comune è sano. Dal punto di vista della spesa del personale siamo sempre rimasti al di sotto dei valori richiesti e quindi contiamo che sulla base di questi dati il comune non debba essere dichiarato in predissesto. Dunque ripartire dopo quello che è accaduto nella primavera del 2016. Ripartire e ridare fiducia e speranza ai cittadini, secondo me è la cosa importante. Ora come ora c'è un clima così di insofferenza, un clima di distacco, di fuga da quello che è l'ambito amministrativo, politico, eccetera, sfiducia anche reciproca tra le persone, contrapposizioni. Bisogna superare questo e far sì che la gente ritrovi gusto a partecipare alla vita della città e a sentirsi protagonista. Cronaca: deve rispondere di porto abusivo di armi una ragazza di 27 anni che vive a Cogono, nella cui automobile i carabinieri della compagnia di Chiavari hanno trovato un coltello. E adesso parliamo del parco di Portofino, perché c'è il no all'allargamento dei confini. Non ci sono i soldi per ipotizzare un allargamento dei confini del parco di Portofino nella sua versione nazionale. Ad affermarlo la regione ai sindaci dei territori ipoteticamente interessati dall'allargamento di confini proposto dall'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
che si sono riuniti ieri in vista dell'incontro di dopodomani al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo ribadito in più occasioni, ha dichiarato l'assessore regionale con delega ai parchi Stefano Mai, ai primi cittadini presenti, la posizione di Regione Liguria decisa con i sindaci di Santa Margherita Ligure, Camogli e Portofino e condivisa anche con i comuni della cerchia dell'attuale parco regionale. Ribadiamo la nostra disponibilità a ragionare sull'istituzione di parco nazionale, trasformando l'attuale parco regionale ad eccezione delle aree contigue. Infatti, la legge istitutiva del Parco Nazionale, fatta dal precedente governo, mette a disposizione 1 milione di euro e demanda, per gli anni successivi, alle risorse già previste dallo Stato per tutti i parchi nazionali. Pertanto, prosegue Mai, la prospettiva è quella di non poter usufruire di risorse economiche adeguate se non per il territorio che Regione Liguria ha proposto. Ribadiremo a Roma questa posizione e rappresenteremo le volontà dei comuni coinvolti in questi incontri che nei prossimi giorni ci delegheranno a rappresentarli. Un 52enne di Lavagna, già con precedenti, è stato deferito in stato di libertà per molestia o disturbo alle persone, poiché seguiva insistentemente per strada, sebbene senza violenza, una persona del posto. E continuiamo con la cronaca, è stato arrestato un finto console che mostrava un passaporto, che poi è risultato falso, dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Si faceva passare per un console rappresentante diplomatico dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. È stato però arrestato dal nucleo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Chiavari, unitamente al personale della locale stazione Carabinieri, al termine di accertamenti. Si tratta di un 51enne ufficialmente residente negli Emirati Arabi Uniti, ma domiciliato a Levi, già con precedenti di polizia. La dichiarazione di appartenenza al corpo diplomatico l'ha resa addirittura quando è stato fermato per un controllo, esibendo un passaporto, risultato poi contraffatto, e dunque sequestrato e consegnato all'ufficio falsi documenti della Polizia Municipale di Genova, per ulteriore esame tecnico. Mentre un 43enne di nazionalità senegalese con precedenti è stato denunciato perché forniva false attestazioni sulla propria identità a un agente della polizia amministrativa ATP, intento a verificare i biglietti dei viaggiatori su una corriera. Mentre adesso andiamo a Recco, furti da 7.000 euro in abbigliamento e tecnologia tra ristoranti, bar e un'associazione sportiva. L'uomo ovviamente è stato denunciato. È stato individuato l'autore di una serie di furti messi a segno alla fine del mese scorso in due ristoranti, un bar e nella sede di una società sportiva a Recco. Al termine della propria indagine, infatti, i carabinieri hanno denunciato un 22enne di nazionalità marocchina, già con precedenti penali e senza fissa dimora, accusato del reato di furto aggravato in esercizi commerciali. Il bottino era stato di capi di abbigliamento griffati, computer portatili, tablet, telefonini cellulari, un trolley e vari oggetti in esposizione, per un valore complessivo di circa 7.000 euro. Mentre un 24enne di nazionalità marocchina, cuoco, è stato sorpreso alla guida della sua automobile in stato di ebbrezza alcolica. Per lui, patente ritirata e mezzo affidato a persona di fiducia. Ringrazio innanzitutto Iuri, perché Iuri veramente ha dimostrato anche generosità, che al giorno d'oggi non è facile, perché ha aperto le porte della sua officina, della sua casa, per farvi vedere il mestiere. E quindi questo, un bel applauso lo farei a Iuri. Ci è piaciuta talmente tanto questa esperienza che in quella sede abbiamo avuto la possibilità di contattare i responsabili del villaggio del ragazzo, che è una scuola di formazione, e qualcuno di voi magari quando finirà questo ciclo di studio andrà lì a fare dei corsi, altri andranno da altre parti, però è una realtà importante del territorio e noi vorremmo qui a Casalza Ligure avere una maggiore collaborazione col villaggio, perché riteniamo che sia fondamentale
dare anche uno sguardo a quello che è poi il lavoro più materiale, perché si è persa un po' la figura dell'artigiano, si è persa la figura di colui che con le mani, con il proprio sapere, crea qualcosa, e quindi vogliamo andare avanti in questa collaborazione. Quindi vi ringrazio, e poi avrete tutti i vostri attestati, il vostro CD. Credo che questa esperienza sia stata molto bella. Grazie a tutti. Eccoli i tutor, quelli che realmente hanno accompagnato i ragazzi accanto alle macchine da aggiustare. Voi li avete entusiasmati, l'abbiamo visto, e li avete anche preparati bene. Ma c'è davvero un futuro? Un futuro nella meccanica? Diciamo proprio di sì, futuro per quello che riguarda... Disoccupazione, parliamo del problema di oggi, no? Quindi il telegiornale in Tella TV porta notizie buone che i telegiornali nazionali non sanno dare. Certamente, anche perché il mondo dell'officina di oggi è legata a vari aspetti lavorativi, parlando dalla contabilità, dal meccanico, dall'elettrauto, dall'ingegnere che può fare i collaudi, tanti aspetti che crea posti di lavoro per i maschi, per le femmine. E anche un amico prezioso, diceva Lucio Battisti, no? Col cacciavite in mano, quello è un genio, quel gran genio del mio amico, è sempre prezioso, e c'è anche un mercato. Invece l'elettronica fa tanta paura, esiste la possibilità anche di creare un posto di lavoro reale per questi ragazzi? E come si devono preparare adesso che devono scegliere la scuola giusta, dove da andare? Certo che per fare il nostro lavoro ci vuole più che altro un indirizzo scolastico del tipo professionale, legato a computer, elettronica, può essere vari tipi di scuola, in modo da creare un aspetto di lavoro di tutti gli aspetti. Cioè, studiare fa bene comunque. Studiare fa bene comunque, e tutti i giorni si ci prepara per i vari modelli che escono. Ogni giorno esce una cosa nuova e bisogna sempre formarsi per riuscire a aggiustare. Certo, vedo il suo collega qua che dice: ma io sono meno sicuro, ha dei dubbi. Studiare funziona, la scuola in officina può davvero trovare spunto per gli approfondimenti giusti per la vita di questi ragazzi? Beh, di sicuro sì, studiare poi comunque ti prepara un futuro, ti dà delle basi su cui poter lavorare un domani, quindi studiare è una cosa obbligatoria alla fine per avere un futuro un po' più certo, visto che comunque lavoro al mondo ce n'è, ma... La macchina c'è, ma adesso si parla di auto elettriche, secondo voi loro saranno in grado di prepararsi? Ma ci sarà un futuro? Per quello... Diamolo a lui, per l'auto elettrica ci si può preparare anche nella vostra officina studiando? Certamente, abbiamo già fatto corsi per l'ibrido e per l'elettrico, e siamo già formati per... cioè, oggi se arriva una macchina ibrida in officina siamo preparati per poterla aggiustare, sia nella parte elettrica che nella parte meccanica. Conosciamoli da vicino questi deliziosi ragazzi che si sono già confrontati con il capo dell'officina Muzio e che vi ha provato. Ma il tuo futuro tu come lo vedi? Col cacciavite, col computer, oppure sai già cosa vuoi fare da grande? Sì, direi che so già cosa vorrei fare da grande. Vorrei andare a vivere in montagna e mettere su una struttura dove possiamo insegnare a sciare o andare in bicicletta. E riparare gli elicotteri? No. Niente, allora mi sa che forse abbiamo... Vabbè, comunque auguri per tutto. Posso chiedere a te la stessa cosa? Cosa hai intravisto durante la visita alle officine Muzio che ti può interessare? Mi è piaciuto molto tutta la struttura e come lavorano, che sono anche molto divertenti, che scherzano anche tutti insieme, ma anche la professionalità che hanno. Una bella squadra allora. Sì. E per il tuo futuro non hai ancora deciso, è un po' presto. No, ma ho deciso. Volevo andare a fare l'alberghiero e per diventare cuoco. Vabbè, dovranno ben mangiare anche i meccanici, hai ragione. Nel frattempo cercavamo qualcuno che invece fosse rimasto particolarmente entusiasta della visita all'officina, che con le sue mani ha trovato materiale per il suo futuro. Tu sei uno di quelli? No, purtroppo. Io vorrei seguire l'attività di mio padre che è uno stabilimento balneare a Cavi e vorrei continuare lì come lui. Ma se ti si rompe la macchina e magari impari ad usarla e...
ad aggiustarla da solo o cerchi un amico? Qua tra questi sai già da chi andare? Per ora no, perché non so ancora cosa fare loro più avanti. All'insegnante chiediamo qualcosa, lei li conosce bene questi ragazzi, che effetto ha fatto la visita all'Officina Muzio? Allora, innanzitutto un inaspettato interesse, sono ragazzi che sono abituati a vivere velocemente le loro emozioni, però direi che quella giornata è rimasta, ne abbiamo parlato tanto e allora è rimasto soprattutto impresso il fatto che si può lavorare in modo particolare, originale, essendo artefici del proprio destino anche proprio in questa attività. Gli sembrava un'attività banale, in realtà è un'attività estremamente creativa e quindi alcuni di loro l'hanno preso in considerazione. Quindi noi continuiamo appunto a dire che è stata una giornata da ripetere, se Iuri ci fa questo piacere anche i prossimi anni, perché la riteniamo formativa per i nostri giovani e per il nostro istituto. Quindi ringraziamo ancora di tutto. Volevo solamente concludere nel vero senso della parola, perché tutti abbiamo da andare a casa, adesso abbiamo finito. Sottolineando una cosa che questa mattina non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto tante volte quando ci siamo visti in officina, che è il significato e il senso del fare squadra, che è troppo fondamentale nella scuola, nello studio, nel lavoro, in qualsiasi genere, nella vita di tutti i giorni, stare insieme e fare squadra. Fare sì e trovare modo e maniera che quello che sembra l'ultimo possa essere il primo e che quello che è più bravo, che nello stesso tempo se non si mette a disposizione diventa meno dell'ultimo. Quindi lo stare insieme, da metterlo davanti a tutti, l'abbiamo sottolineato e ragazzi ci tengo particolarmente, che sia uno dei messaggi che vi sia arrivato. State insieme, lavorate insieme, studiate insieme. Uno aiuta l'altro. E ancora grazie a tutti. Dal 1 febbraio è partito la nuova, ditta per la raccolta della spazzatura. Sicuramente ci sono tantissime novità, tantissime sotto l'aspetto della differenziata, sotto l'aspetto del servizio e sotto l'aspetto del controllo. Perciò io chiedo, proprio non per me, ma per i cittadini di Zoagli, di venire ad assistere a queste novità, perché sono novità importanti per la necessità di collaborazione tra il servizio e i cittadini. Il primo servizio, il primo incontro è fatto nelle scuole di Zoagli il giorno 8, venerdì, alle ore 20:30 sarà riscaldata, ci saranno le sedie, perciò tutto in una forma di comodità. Il secondo incontro verrà fatto in centro, in sala consiliare, stessa ora, venerdì prossimo, qui il giorno 15. L'altro, servizio, l'altro incontro viene fatto a Cerisola, presso il ristorante Cerisola 2003, dove verranno divulgate le stesse problematiche, il primo marzo, a Sant'Ambrogio, nell'ex scuola di Sant'Ambrogio. Con gli stessi servizi ci sarò io che presento, l'ufficio tecnico che spiega e la ditta che va nei particolari per quanto riguarda la raccolta, la pulizia. Ne approfittiamo e ne approfitto di questa occasione per mettermi, visto che le mie problematiche di salute si sono un attimo stabilizzate,
vi ho abbandonato sotto l'aspetto, diciamo, delle relazioni, invece ero sempre presente sul territorio, sono a disposizione di tutte le notizie e di tutti i particolari al di fuori della differenziata. Grazie. Previsioni per domani, mercoledì 13 febbraio. Cielo soleggiato su tutta la regione. Vento debole a direzione variabile. Mare poco mosso. Le temperature previste. Sulla costa tra 6 e 14 gradi. Nell'entroterra tra 1 e 11 gradi.